sia lodato Gesù Cristo, pace e bene. Questa che celebriamo è la quinta domenica di Pasqua, la quinta. E l'Angelo parla della vite, Gesù usa l'immagine della vite, io sono la vite, voi siete i tralci, rimanete. Ecco, se volete partecipare del mio amore, dovete rimanere legati. Tutte le letture che ascoltiamo hanno questa caratteristica, quella di rimanere, di inabitare. E c'è una frase nella seconda lettura, che è presa dalla prima lettera di Giovanni, in cui dice, che l'amore di Dio, cioè Dio è molto più grande di noi. Dio è più grande del nostro cuore e conosce ogni cosa. Questo Dio è più grande del nostro cuore, ciò significa che l'amore di Dio è più grande di noi. Noi a volte ci misuriamo solo col nostro amore, perché tutti siamo capaci di esprimere un qualche amore. Il problema è di vedere che tipo di amore vogliamo esprimere, perché noi a volte abbiamo un amore che, oltre ad essere circoscritto, cioè amiamo soltanto magari i nostri parenti, la nostra famiglia, quelli che ci conviene, quelli che ci... ma non siamo aperti ad amare. Perché la misura con cui noi vogliamo misurare siamo noi stessi, e misuriamo secondo le nostre capacità. Ecco. Ma il Signore ci chiede di amare come Lui, perché il suo amore è più grande del nostro. E quindi noi dobbiamo partire come cristiani dalla consapevolezza che amare significa essere avvolti da questo grande amore che è più grande di noi. È quello che ci garantisce. Noi siamo amati da Dio. Ecco. Questo è il senso più, e perciò questo ci permette di poter allargare il cuore non solo ai nostri piccoli interessi, a quelli che a noi ci conviene, perché anche uno che è delinquente, anche uno che uno che fa del male, avrà le persone che ama, a cui tiene, insomma. Però non è questo quello che il Signore chiede, uno chiede di allargare, andare oltre, perché il nostro amore deve riflettere il suo amore. Gesù ci dice non solo amatevi, ecco, ama il prossimo tuo come te stesso, ma amatevi come io vi ho amato. Cioè dobbiamo entrare nella logica dell'amore di Dio, che non ha confine, non ha misura, non si può misurare. Questo è buono, questo è cattivo. Noi invece che cosa facciamo? Noi distinguiamo, ci sono quelli buoni, quelli cattivi. I buoni magari forse siamo più disponibili ad accoglierli, i cattivi li buttiamo fuori. Questo non significa che non dobbiamo amarli, significa che non possiamo accettare la cattiveria, questo sì, ma non significa che non dobbiamo amarli. Anzi, attraverso questo grande amore che noi possiamo cercare di aiutare l'altro a uscire fuori dal suo male. E questa logica, se non è logica di Dio, porta anche alla volontà di possedere, perché molti amano e noi spesso amiamo perché vogliamo possedere l'altro. E quindi le nostre gelosie, le nostre tentative di coartare la libertà della persona che amiamo, delle persone che amiamo, perché devono in qualche modo entrare nelle nostre logiche, nel nostro modo di essere, di fare, ci devono servire. E invece l'amore di Dio è invece un servizio che viene donato, è Dio che si dona, è al contrario. Questo è l'amore di Dio. Cioè, un amore gratuito che si dà. E qui abbiamo il caso importante di Paolo. Paolo si converte a Gesù Cristo perché ha un'esperienza mistica particolare. Viene abbattuto davanti alla città di Damasco mentre andava a perseguitare i cristiani e si converte. Ecco,
Perché mi perseguiti? Vede Gesù che gli chiede, ma perché mi perseguiti? Lui non sa. Ecco, perché perseguitare i cristiani significava perseguitare direttamente Gesù Cristo. E allora lui si converte, però molti sono diffidenti nei suoi confronti perché lui era stato un persecutore, quindi hanno difficoltà ad accoglierlo. Anzi, ci sono alcuni che vorrebbero anche ammazzarlo, alcuni ebrei, siccome lui parla dei greci, lui dice che la salvezza non è riservata solo agli ebrei, ma è riservata a tutti, perché Dio vuole tutti gli uomini salvi, non soltanto un gruppo, non soltanto alcuni. Ecco il senso di questo amore che va oltre, al di sopra di noi, insomma. Cioè, questa logica che va oltre e che alcuni desiderano anche ammazzarli. Purtroppo anche noi facciamo esperienza di questo tipo, insomma, cioè, parte anche dentro la Chiesa, anche noi come cristiani a volte facciamo queste separazioni. Per cui tutti quelli che la pensano come noi va bene, ma se la pensano diversamente sono buttati fuori, cioè non li condanniamo, sono estranei, non ci interessano. E invece il Signore ha una logica diversa. Domenica abbiamo parlato del buon pastore, che va a cercare anche quelli che non sono di questo recinto, diceva il Vangelo. Ecco, perché non sono quelli che sono con me, perché altrimenti saremmo dei settari. La setta si distingue perché o siete con me e tutti gli altri niente, non contano niente, non esistono. Allora ci inseriamo in questa logica della cattiveria, del mondo, delle cose, delle discriminazioni e decidiamo noi chi è buono e chi è cattivo secondo i nostri parametri. E invece il Signore ci salva perché ci fa inserire, rimanete nel mio amore, cioè noi abitiamo e ci muoviamo dentro questo grande amore, che è l'amore di Dio. E quindi il nostro amore deve riflettere e deve esprimere questo grande amore che è di Dio e che non fa eccezione di persona, insomma. Dio non distingue, per Dio siamo tutti importanti. Anche quelli che fanno il male sono importanti, non perché fanno il male, ma perché sono figli di Dio. Perché tutti gli uomini siamo chiamati ad essere figli di Dio e tutti gli uomini Lui vuole che si comportino come figli di Dio. Ma se non sanno che sono figli di Dio, come fanno a comportarsi da figli di Dio? Allora il nostro compito è quello di annunziare che ogni persona umana è amata da Dio, è figlia di Dio. E probabilmente siamo certi che lo Spirito di Dio agirà dentro di loro. Se accoglieranno questo Spirito del Signore, possono cambiare, trasformare la nostra vita. Così anche noi, ecco, possiamo trasformare la nostra vita. E quindi credo che in questa domenica, quinta domenica, dobbiamo riprendere il tema di che dice Giovanni. Fratelli, figlioli, non amiamo a parole né con la lingua, ma coi fatti e nella verità. Da questo conosceremo che siamo nati dalla verità e davanti a Lui rassicureremo il nostro cuore, qualunque cosa esso ci rimproveri. Dio è più grande del nostro cuore e conosce ogni cosa. È Gesù che ci dice: rimanete nel mio amore. Ecco. Rimanete, chi rimane in me e io in lui fa molto frutto perché senza di me non potete fare nulla. È solo a partire da questo amore di Dio che possiamo fare molto. E vi auguro una bellissima domenica, sia lodato Gesù Cristo, pace e bene.